Inizio 2016 ok per l'Aquila, che vince lo scontro diretto contro la Lupa Roma e colleziona la terza vittoria casalinga consecutiva. Che fatica però contro gli uomini di Cucciari. Una partita a due facce da parte degli aquilani, in vantaggio di due gol dopo soli 15 minuti, ma poi capaci di farsi male da soli a fine frazione, concedendo il 2-1 agli avversari ed un secondo tempo thriller con l'incubo del 2-2 che ha sorvolato il Fattori nel finale. Ma riavvolgiamo il nastro. Il tecnico aquilano Carlo Perrone opta per un cambio di modulo, considerata l'assenza di Maccarrone in difesa. Dunque non 3-5-2 ma 4-4-2, con la novità di Triarico seconda punta dietro De Sousa, preferito a Perri. A centrocampo torna Ceccarelli sull'out di destra con San Domenico a sinistra. Passano solo due giri di lancetta e l'Aquila trova già il vantaggio. Mancini vince un rimpallo, la palla in area, arriva De Sousa che supera il lob, mangia pelo e serve facile il punto dell'1-0 a Manuel Mancini alla seconda marcatura stagionale. Inizio perfetto degli uomini di Perrone che Maidomi al quarto d'ora raddoppiano. Difesa altissima della Lupa Roma, ancora Mancini con il telecomando, verticalizzazione bruciante per Salvatore San Domenico che apre il piatto destro e fa l'Aquila 2, Lupa Roma 0. A cambiare la partita al tramonto della prima frazione è però l'infortunio muscolare occorso al terzino di Mercurio, che è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Entra Freddo Bigoni al 45esimo su una verticalizzazione dalle retrovie. L'Aquila fa male la linea difensiva, Savellone esce fuori tempo e Ricci può appoggiare in rete per il 2-1 che rimette tutto in discussione. È l'episodio che cambia il vento dell'incontro. Nella ripresa, infatti, tema tattico costante. La Lupa Roma in proiezione offensiva e l'Aquila passata al 3-5-2 che opta di rimessa. Si soffre, nonostante alla mezz'ora la Lupa Roma resti anche in 10 per il doppio giallo a Cristiano. I rossoblù sprecano diverse ripartenze, facendosi pescare ingenuamente in fuorigioco. Al 27esimo Fabbro da calcio d'angolo colpisce di testa un soffio al lato. Occasione colossale però rimandata al 39esimo, quando il capitano Tagliareol su un cross dalla destra, Savelloni battuto, la spara sul fondo clamorosamente. È la chance mancata del 2-2, l'Aquila conserva il vantaggio e porta a casa tre punti pesantissimi, in vista soprattutto del processo sul calcio scommesse che prenderà avvio lunedì. Nel post gara è questa l'analisi del tecnico aquilano, Carlo Perrone. Sì, è stata a due facce perché siamo partiti molto bene, giocando in velocità come insomma si era pensato. E abbiamo trovato subito i gol, potevamo anche gestire anche qualche situazione un po' meglio. Poi diciamo che fino al gol loro è stata una partita che era comunque... diciamo che la tenevamo abbastanza bene, anche se non avevamo continuato con lo spirito dei primi 15 minuti. Poi una volta preso il gol, così con questa palla lunga, con la difesa si è fatta trovare un pochino impreparata, anche perché c'era stato il cambio di Bigoni che era entrato diciamo a freddo. E poi il secondo tempo è stato un secondo tempo di sofferenza, forse dal punto di vista mentale sapevamo che la partita doveva essere... per noi era importante vincerla, quindi per loro ugualmente era importante fare i punti, quindi loro diciamo sono avanzati, hanno gettato come si dice il cuore oltre l'ostacolo e ci può stare anche che la pareggi, e alla fine siamo stati, devo dire, fortunati perché hanno avuto un'occasione molto, molto importante che buon per noi hanno sbagliato, quindi quelle partite sono sempre in bilico, se non riesci a chiuderle sono sempre in bilico e poi l'episodio ci può stare che ti castiga. Thank you.